ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Purtroppo non sono a mare, non sono a pesca, ma siamo qui perché siamo a fine settembre e sta per incominciare la stagione dell'edging, ragazzi. Come potete vedere, infatti, qua sul tavolo c'ho tantissime esche e qui al mio fianco la mia canna da edging insostituibile. Allora, come potete vedere, qui abbiamo diverse esche di diverse marche, perché io non promuovo nessun tipo di marca, ma le uso tutte per vedere quale funziona e quale no. Ma devo dire che su questo tavolo ci sono tutte quelle che uso e tutte quelle che funzionano, quindi non c'è quale funziona di meno e quale funziona di più. Infatti abbiamo Nomura, abbiamo Yamashita, abbiamo Yozuri, una sola esca perché le altre purtroppo le ho perse. Qui abbiamo le Jatsui, molto belle e anche economiche, e qua abbiamo le DTD Ballistic. Ragazzi, allora, dove dobbiamo andare prima? Andiamo qui su quelle Yamashita. Allora, quelle Yamashita sono ovviamente, tutti dicono, le migliori, e in effetti comunque sono molto catturanti, e questa è l'ultima uscita appunto di Yamashita, ragazzi. È sound, è global, è, diciamo che vale, ed è un colore molto particolare, ne sono usciti anche nuovi colori quest'anno e li andremo a scoprire poi più in là. Questo invece è un modello che purtroppo non fanno in più, è introvabile, perché questa fulmine qua si illumina, è anche sound, e questa soprattutto per i calamari, perché un colore rosso che si usa al tramonto e all'alba è veramente ottimo. E questa invece è una chicca perché è una misura diversa, non è una 2,5 come potete pensare, ma è una 2,2, ragazzi. Il Naeba piccolino, molto bello. Di questo periodo io ve lo consiglio perché in effetti le seppie sono ancora piccine, e ovviamente facendo il catch and release questo è ottimo perché è molto piccolo ed è molto catturante. Poi andiamo a vedere Nomura, che è comunque una compagna di mille avventure, difatti questi due sono veramente distrutti, sono tutti e due sound perché Nomura li fa solo sound, stanno uscendo anche forse nuovi edge se non ho capito male, quindi vediamo il da farsi. Come snap infatti io uso anche quelli Nomura, la misura numero 2 perché ti consente di mettere anche il piombino, e difatti questa è la mia scatolina diver dei piombini e io spesso uso dei piombini da 10 grammi così, oppure da barca le testine piombate, che però non tutti gli edge le possono mettere. Poi ci sono piombini da 10, anche quelli scorrevoli, sono molto utili per fare la doppia montatura da barca. Poi, parlando di calamari, io a mio avviso le migliori in assoluto sono le DTD Ballistic. Questa è ancora nuova ed è l'ultima uscita, ma la mia preferita in assoluto è il modello vecchio, che di fatto, come potete vedere, è morso dai calamari. Io la maggior parte dei calamari li ho presi con questo. Questa è una funzione molto importante che va più lontano, perché mettendo il proiettilino che c'è dentro al basso ti consente di fare addirittura un 36% in più nel lancio. Abbiamo diversi colori, infatti io uso il rosso, il nero e l'arancione di giorno. Un'altra marca che mi ha stupito l'anno scorso, che sta continuando veramente a fare nuove esche, è la Jatsui, ragazzi. Infatti c'è anche la magliettina oggi, ed è questa qui. E qui abbiamo diversi, addirittura quattro tipi di edge diversi. Abbiamo le Rush, che sono uscite l'anno scorso, di colorazioni diverse, e sono anche glow, quindi si illuminano con la luce ultravioletta. Abbiamo le Deep, che scendono più velocemente. Questa è una multicolor molto bella, soprattutto quando l'acqua è torbida. Abbiamo il Bullet, anche questo va addirittura 40% in più del lancio. Questo è proprio indicato per i calamari, molto bello. Anche questo glow è uscito l'anno scorso. E poi io sono innamorato di questa. Questa è la Cabo Squid, costa meno di tutti. Questa è la Natural Sarda, veramente io con questa... Questa è la seconda, perché la prima me l'hanno completamente distrutta, un 30-40 seppie a stagione.
Questa io ve la consiglio, ce la dovete sempre avere nel vostro zaino. E poi ragazzi, io come filo vi consiglio di andare, non scendere mai sotto lo 0,20, non salire mai sopra lo 0,25. Questo è uno 0,25 molto buono della Trial, regge fino a 5,2 kg, quindi penso che possa bastare, e 50 metri. È veramente invisibile, ve lo consiglio. Quindi Trial Floor Carbon al 100%, 0,25. Io uso 0,25 per tutto, perché uso sia in barca, lo uso sia in scogliera e anche in spiaggia. Non ci resta che vedere la cosa più importante, perché questi qui non si animano da soli, ma abbiamo l'attrezzatura giusta. E l'attrezzatura giusta per muovere queste fantastiche esche io l'ho scelta con Cresi. Cresi Aori Shaft 862 ml, un'azione extra fast. Devo dire che è una canna veramente spettacolare. Questo è il secondo anno, ad ottobre fa 2 anni, è ancora intatta, anellata Fuji, è una canna lunga, se non sbaglio, 2,58 m. Si può usare quindi sia la spiaggia che la scogliera, c'è anche più lunga, c'è anche da 2,63 m, 2,70 m. Veramente, guardate che azione, vediamo se riesco a farvela vedere, anche se abbiamo poco spazio. Allora, eccola qua, vediamo se si vede. Quindi un'azione molto fast. E poi ovviamente io ci ho associato il Fuego 3000 CXH di casa Daiwa, un mulinello di taglia 3000. Io vi consiglio 2500-3000, mai superare i 3000 perché poi diventa anche pesante, perché l'edging è una pesca che si fa prettamente ovviamente all'impiedi, e quindi tanti movimenti, e poi l'attrezzatura ci vuole leggera. Questa è veramente leggerissima la canna, leggerissimo mulinello. E come drecciato invece abbiamo un PE06, e quindi equivale più o meno a uno 0,13-0,14 mm. Molto morbido, molto elastico, ve lo consiglio. Ora non ricordo, mi pare che è della Yozuri, questo che ho io, non ricordo perché non ho più la bobina, proprio il nome. Se lo ricorderò, lo scriverò comunque in descrizione. Che dire ragazzi, l'attrezzatura ci vuole buona, diciamo, soprattutto leggera, perché può essere anche, diciamo, non troppo, diciamo, anche economica, non deve essere per forza costosa. Sai, io con questa combo mi trovo benissimo, ve la consiglio. Non vedo l'ora di iniziare, perché la stagione sta iniziando, le seppie ci aspettano. Poi ovviamente io non ho solo queste, ma ne ho davvero tantissime. Ora non sto qui a farvele vedere tutte, perché sarebbe veramente una perdita di tempo, sia per voi che comunque anche per me, perché comunque alla fine qua ci abbiamo degli economici, abbiamo anche altri Yamashita. E quelle che vi consiglio di utilizzare di questo periodo, infatti, sono le 2,5 di diversi colori, diverse marche. Qua abbiamo Giatsui, poi abbiamo Yozuri, questa qua è un modello vecchissimo, ma che comunque veramente di questo periodo è perfetto. E abbiamo addirittura le 1,5, perché sono veramente piccole. Queste da barca in combo con l'altra si può fare una bella filosa. Io vi lascio ragazzi, ci vediamo come sempre il sabato alle 11. Questo è stato un video inedito, spero che vi piaccia. Per altre informazioni ci sono i commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale, basta un clic, per noi è molto importante. E poi c'è anche la pagina Instagram dove potete vedere le diverse catture che faremo, si spera almeno. E ci vediamo come sempre il sabato, ragazzi. Ciao a tutti!